Perdersi significa affrontare quello che non si conosce, con gioia, con un po' di disciplina e con la possibilità di trovarsi in difficoltà, quindi trovare anche le risorse per reagire di fronte a una difficoltà. E perdersi è anche l'occasione per conoscere quello che non è stato già scritto, che non è stato conosciuto. Che si tratti di partire al seguito di una carovana di saltimbanchi per attraversare il Sahara, oppure affrontare pirati malesi, o ancora esplorare isole proibite in preda a reminiscenze salgariane, Maurizio Serafini è sempre pronto a godersi gli imprevisti. Per fortuna ci siamo persi, l'arte del viaggio imprevedibile è il titolo dell'ultimo suo libro, presentato al Circolo Artistico da Francesco Maria Rosti. È un grande personaggio, è un giramondo, è un po' sciagurato, ogni tanto si perde, ritorna da qualche parte del mondo sconosciuta, quindi è un grande onore averlo qui stasera. Storie surreali, affascinanti eppure verissime di un globetrotter che esce spesso dalla strada assegnata e con un pizzico di azzardo e poesia offre un inno allo spirito libero e un po' folle di ogni grande viaggiatore. Noi ci dedichiamo alla conoscenza, apriamo gli occhi a qualcosa che non era previsto, non faceva parte della nostra conoscenza. Invece, ecco, la differenza con la vacanza è esattamente quando vai in un posto qualsiasi, un posto dove trovi quello che era già stato programmato, trovi tutto quel mondo da cui il viaggiatore in realtà fugge. Diciamo, quando si esce dalla zona comfort comincia il viaggio.